Il campo va lavorato e curato. Tutti lo capiscono se si parla di campi da calcio, ma quanti comprendono l'importanza di lavorare nel grande tesoro del campo? Quello fatto dei ragazzi e dei piccoli che vi si allenano. Campioni, comunque, anche se non avranno mai il nome sui giornali. È il lavoro tante volte non riconosciuto di questi allenatori, perché non è possibile che semplicemente attraverso lo sport fiorisca il bene, non è automatica la cosa, occorre qualcuno che guidi a far crescere il bene. Il Natale degli sportivi è uno degli appuntamenti più cari alla nostra diocesi e anche quest'anno non ha deluso le aspettative, con il cardinale che ha voluto incontrare gli allenatori, dai vertici alle squadre degli oratori, dal presidente del CONI Marzorati allo storico allenatore della nazionale di basket Recalcati, entrambi hanno iniziato a giocare in oratorio, fino a chi rende grandi i ragazzi portatori di handicap. Innanzitutto la cosa che vorrei precisare è che gli atleti che alleno sono veramente degli atleti. La carrozzina è solo un mezzo per poter giocare e quindi direi che l'atleta e l'uomo viene prima di tutto. E poi ancora l'allenatore della scuola calcio del Varese che dice: guardate negli occhi giovani, se si divertono è molto più importante di qualsiasi altro risultato. A tutti l'arcivescovo, qui accanto il vicario episcopale di settore, Monsignor Pierantonio Tremolada, rivolge il suo augurio natalizio e riflette: avete una grande importanza, non dimenticatelo mai, forgiate quel sacramento che è il corpo, sappiate insegnare il concetto di squadra, dello stare insieme, con il quale si cresce. Non ho mai visto, aggiunge, un grande campione che non fosse intelligente, che non avesse, insomma, capito il senso della vita. Da qui il compito per gli allenatori. Vorrei che nascessero, nella libertà, secondo la possibilità, quelle che ho chiamato delle comunità educanti, cioè un insieme delle figure con cui il ragazzo ha a che fare, che lo aiutano a superare questa situazione di frammentazione e di narcisismo in cui tutti rischiamo di essere immersi. Quindi se una volta ogni tanto il coach si trova insieme al prete, insieme a una famiglia, insieme a un professore di scuola, insieme a un animatore di seminario, questo è il fascino dell'educazione. Poi la presentazione del sussidio proposto dalla FOM, come spiega il direttore Don Samuele Marelli, e dalla Commissione Sport. Sussidio nato da tante esperienze, appunto, su sport, educazione, comunità. Circa 80-85 mila ragazzi frequentano nei nostri oratori l'attività sportiva, quindi è un'attenzione da avere, volevamo davvero offrire questa opportunità ed è stato bello anche l'itinerario con cui l'abbiamo costruito, perché ci hanno lavorato in tanti, siamo partiti con uno schema, poi l'abbiamo riempito, poi l'abbiamo riadattato, l'abbiamo confrontato sul campo, diciamo che nasce dal campo e non a tavolino.